Ciao a tutti ragazzi, oggi sarà un video più veloce del solito, semplicemente perché l'ISO Hemlock non fa più parte del meta. Ovviamente ho già trovato il sostituto che vedremo a brevissimo. In quest'ultima patch un po' di cose sono cambiate e quindi con essa anche la mia tier list. Ma andiamo a vedere il tutto. Iniziamo! L'arma che entra per direttissima in meta e va a sostituire l'ISO Hemlock è l'STB-556. Quest'arma ha un solo malus, il caricatore non molto capiente, ma come bonus ha che fa più danno dell'Hemlock, che è più stabile e che addirittura ha un fire rate più alto. Quindi con un TTK più consistente grazie al fatto che potete permettervi di missare qualche colpo. Questa è la sua build e relative calibrazioni, vi lascerò il tempo di copiarla. Aggiungo che quest'arma è così stabile che potete addirittura permettervi di montare un'ottica più lunga. Ad esempio qui uso un 3.4x e osservate a breve che facilità di controllo rinculo. Passiamo ora ad una veloce comparazione con le top armi del gioco. Come possiamo osservare l'ISO Hemlock linea rossa è stato pesantemente nerfato. L'STB invece, linea arancione, è praticamente equiparabile al Custom 762, linea blu, ma senza tutto quel recoil che lo rende impossibile da utilizzare. In questo grafico ho aggiunto anche il Cronen Squall, sia automatico che single fire, questo perché volevo farvi notare che rimane comunque in meta ma non più a colpo singolo. Infatti, il nerf al Cronen ha completamente devastato il semiautomatico sia in close che in long range. Parlando ora della tier list aggiornata, ci sono stati vari cambi di posto in classifica. L'Hemlock scende da classe S a classe A. L'STB è quello che fa il salto più grande da classe B a classe S. L'M4 da A a B. Il TAC-56 stesso destino anche lui da A a B, come anche l'RPK. Salgono invece Buzz-P e Icarus, entrambi da classe B a classe A. Ora, come al solito, vi rubo solo un attimo per dirvi che se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mettete like e attivate la campanella. Per voi è completamente gratuito, ma per il mio canale è di vitale importanza. Ora vi lascio al gameplay di questa win in Ranked, premetto che essendo una Ranked non sarà un gameplay frenetico, ma come tutti anche io punto ad essere più conservativo del solito. Inoltre in questa win è presente anche Bisalessio, uno dei miei follower, che colgo l'occasione per ringraziarlo del supporto. Aggiungo anche che sto lavorando ad un Discord personale, dove una volta completato lo posterò qui sul canale in modo tale che possiamo giocare insieme, oppure semplicemente dove voi potete utilizzarlo a modi looking for group. A me non resta altro che salutarvi. Al prossimo video. Ciao. Meno di 10 alla fine. Io non mi muovo, ha detto. Ah, arrivano questi dall'acqua, raga. Bravo. Sono da me. Arrivano, saranno sicuramente sott'acqua da qualche parte. Fili. Ok. Vado qui. Granata lanciata. Equipaggiamento letale. Tanto bene, che devo fa? Lancio una granata. C'è la maschera. Mi sa che è a destra. Oh, mi puntano. Mi puntano da nord-ovest, sì, ragazzi. Sì. Non ci credo che top 5, ragazzi. Vai. Merda. Vanno di là, ok. Sì. Bravi, come ti ho detto, bravo. Oh, dietro questo di noi, ragazzi. Aspetto che si resti. E ci siamo presi dei punti in più. No. Buona. È stato tu, Ale? No, ho fatto uno io qua davanti. Uno è qua? Ho fatto un altro? Top 3. Buono. Perfetto. Ritorniamo indietro. Teniamo sempre il vantaggio della safe. Mi puntano da destra, nord-ovest. Dietro roccia. Quindi gli altri stanno a destra. Ho craccato. Messo a terra. Lancio una granata. Qualcun altro a destra, sicura. Ah, si è buttato in acqua. A terra. A terra. Non la vedo, raga. Visto. Non me la dava a me, raga. 3 versus 1. Secondo me quello lì è mega si sarà arrestato. No, quello! No.
credo. Quello in acqua l'ho fatto. Ah, mi punta da dietro, qua dietro, guarda. Sì. No, massima allerta. Buono, massima allerta, non ti ho sentito. Massima allerta. GG. Buono, buono, buono.